Si può condividere uno sport tra chi è in carrozzina e chi invece lo pratica con le proprie gambe. Non credo che domani riuscirò a portare a casa anche una singola vittoria, ma sicuramente tornerò a casa contento perché finalmente tornerò a gareggiare. È un torneo per normodotati, quindi veramente sarà un vero e proprio divertimento. Ecco, lei partecipa come atleta del gruppo sportivo Paralimpici della Difesa, di cui oltretutto è capitano. Cos'è e chi ne fa parte di questo gruppo? Ah, è un gruppo nato nel 2014 con un protocollo d'intesa firmato con il Comitato Italiano Paralimpico. Raggruppa al proprio interno militari feriti in servizio. Facendo il proprio dovere, ci hanno rimesso per lo più quell'efficienza fisica che di solito caratterizza il militare. Però, nonostante questo, non si sono persi d'animo. E grazie a questa, diciamo, intuizione, perché poi bisogna dare atto che è il primo gruppo sportivo paralimpico della difesa al mondo, composto da militari in servizio e non. E questa è una peculiarità che ha solo il nostro paese. Ci sono state anche grosse soddisfazioni. Ne eravamo in 13, adesso abbiamo superato i 60. Molti di questi si stanno dando da fare, hanno portato a casa diverse medaglie, e quindi a livello mondiale, a livello olimpico, a livello nazionale. Quindi, e anche lì siamo partiti per il principio di attraverso lo sport di abbattere ogni barriera. Ma io direi che il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Mancalli, in tutti questi anni abbia fatto veramente un grandissimo lavoro. E la società civile, tutto sommato, stanno imparando a conoscere che cos'è lo sport paralimpico, anche attraverso i media, ma anche attraverso queste interviste, perché comunque si ha la possibilità di capire meglio coloro che lo fanno, il perché lo fanno.